Buongiorno a voi bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Buongiorno anche a tutti gli organizzatori di questo festival che, nonostante le avversità del periodo, sono riusciti comunque nell'intento quasi magico di portare il cinema tra i banchi di scuola. Quest'anno ci vuole un pizzico di fantasia in più e la chiediamo proprio a voi ragazzi, che siete i più bravi di tutti a sognare e viaggiare con il pensiero. Dovete usare la vostra immaginazione. Siete pronti? Sono certa che riuscirete a percepire il velluto delle poltrone che di solito vi accolgono nelle sale cinematografiche, a sentire l'odore dei popcorn, a farvi avvolgere dai suoni delle colonne sonore che sembrano rimbombare nel petto, a visualizzare quelle grandi immagini che passano immense sugli schermi. Usate la vostra fantasia, che è la vostra più potente arma, ciò che vi rende unici, ciò che vi fa essere creativi, attivi, geniali. Grazie alla vostra inventiva, se saprete coltivarla, potrete fare sempre grandi cose. Chi ha la forza delle idee ha la forza più grande che c'è. Un giorno potreste diventare artisti, medici, attori, cuochi, sarti, scienziati, insegnanti, danzatori, artigiani e perché no anche registi. Ma dovrete impegnarvi per farlo, tirare fuori idee e fantasia. E sono certa che lo farete. Il vostro grande maestro Fellini ha detto: non voglio dimostrare niente, voglio mostrare. Dovremmo prendere tutti spunto e ispirazione da queste parole e mostrare al mondo ciò che siamo, ciò che sappiamo fare, ciò che vogliamo essere. In un tempo così difficile in cui non c'è possibile andare nelle sale a guardare un film, portare il cinema fuori da quelle sale è un'idea bellissima, oltre che un esempio costruttivo e geniale di come si può aggirare un ostacolo e fare del bene a tutti noi, e in particolar modo ai nostri giovani. Per questo ringrazio tutto lo staff dell'AmarCourt Film Festival e della Fondazione Fellini. State operando in nome del grande Federico Fellini e della sua meravigliosa eredità. E grazie anche a tutte le studentesse e gli studenti e ai docenti che li guidano e li accompagnano in questi giorni speciali. La scuola deve essere anche questo, un luogo dove tutti possano coltivare prima e mostrare al mondo poi il proprio talento. Fateci vedere il vostro. Buona visione a tutti.